Una serata splendida, davvero, nonostante ci sia la minaccia di pioggia. Serata splendida perché gli automobilisti possono provare direttamente che la sicurezza deve essere un valore partecipato e la presenza di tanti ragazzi, di tanti giovani che sono qui insieme a noi per condividere l'esperienza ci dà veramente la forza per andare avanti, per portare avanti l'idea della sicurezza partecipata, condivisa, perché tutti insieme, con un nostro agire più consapevole, possiamo dare davvero più sicurezza a tutti quanti, sulle nostre strade, davvero. Io credo che il valore aggiunto dell'esperienza è quello di far partecipare i ragazzi a momenti formativi con tutte le istituzioni che sono impegnate per la sicurezza. La formazione presso l'Istituto Mascheroni è stata un'esperienza anche quella lì abbastanza forte perché bisogna far capire cos'è la sicurezza attraverso anche un momento di confronto. Noi vogliamo parlare ai ragazzi con il loro linguaggio e soprattutto vogliamo ascoltarli. L'esperienza con la Polizia Provinciale, condividere dei controlli in un contesto o lagunare o montano, vedere le marmotte. Io credo che sono esperienze che davvero forse più uniche che rare, perché on the road è anche questo, vivere intensamente e in un modo emozionale l'esperienza di sicurezza, del controllo di polizia. Ma l'elemento che dovrebbe emergere è quello che noi come forze di polizia siamo protagonisti insieme ai ragazzi, non siamo controparte. Insieme ai ragazzi vogliamo dimostrare che insieme possiamo fare più sicurezza. Sì, la nottata è iniziata bene, sta procedendo tutto per il verso giusto. Abbiamo cominciato a fare le prime sanzioni. Per ora persone positive all'alcol fortunatamente non ce ne sono. Speriamo che la serata continui così. Pace bene a tutti, sì, sono orgoglioso di far parte dell'associazione di ragazzi on the road, ma soprattutto sono anche così felice di far parte della grande famiglia degli ospedali riuniti di Bergamo che da quest'anno fanno parte di questa nuova iniziativa. Ringrazio personalmente la direzione generale che ci ha autorizzato a entrare per la prima volta con il nostro reality all'interno degli ospedali. Ringrazio anche però la Reu 118 e il personale infermieristico e medico che si sono prodigati a darci una mano, ma soprattutto si sono spesi per questi ragazzi che erano così vogliosi di imparare l'educazione, imparare il codice stradale, il divertirsi in modo sano e senza, ecco, nel rispetto proprio, ma soprattutto anche degli altri. Pace bene, la Fraroad.